fragile and then you'll die. Ciao a tutti, siete sintonizzati sul canale Gabbro TV. Io sono Gabbro e oggi siamo qui in questo nuovissimo video della serie di War Thunder. Ed oggi, finalmente, dopo 12 episodi di questo gioco, vi porto finalmente il tech tree tedesco. Prima di cominciare col video, però, ci tengo a specificare un paio di cose. La prima è che in queste ultime settimane, in quest'ultima settimana, non ho giocato per niente a War Thunder, o comunque ho giocato veramente poco, e mi sto livellando un pochino quelli che sono i giapponesi, quindi tra circa qualche settimana, ragazzi, mi spiace di non poter fare prima, vedrete probabilmente un gameplay sul tech tree giapponese. Non fatevi, illusioni guardando il gameplay, perché quelle che ho registrato sono tutte, belle giocate, perché il tech tree giapponese è veramente tosto, secondo me è più tosto di quello italiano, ecco. Quindi la cosa che voglio dirvi è che tutte queste clip sono clip che ho preso dalle mie vecchie giocate con i tedeschi, risalenti a circa un mese fa. Però comunque non sono così vecchie, ma nemmeno così recenti. Spero comunque che vi piacciono. E seconda cosa, volevo consigliarvi un canale. Volevo sponsorizzare così un canale che ho visto ho scoperto attraverso la home di YouTube tra i video consigliati, e che è un canale veramente promettente. Ha solamente un po' più di 30 iscritti, però comunque vale veramente la pena darci un occhio. Sto parlando del canale denominato Lord Spectre 96, che appunto è il canale di un ragazzo che porta video principalmente su War Thunder, o comunque ha portato 3 video solamente su War Thunder, anche se lui, per esempio, in uno di questi video va a recensire quello che è il carro Leopard, carro che tra l'altro già ho portato sul mio canale, però lui lo recensisce attraverso War Thunder, quindi utilizzando come strumento, tra virgolette, War Thunder. È un video veramente dettagliato, ha fatto anche un video su come giocare in tier alto con l'ariete, e vi consiglio di dargli un'occhiata. Ovviamente tengo a specificare che non sono un venduto, anzi faccio queste sponsorizzazioni con piacere se vedo un canale che apprezzo e che mi piace, e soprattutto se ho la possibilità, perché magari ho un po' più iscritti di quel canale che sponsorizzo, perché non dare un po' di visibilità a questi canali che secondo me meritano. Ovviamente non voglio essere nessuno, non voglio considerarmi nessuno, tipo al pari di una divinità soltanto perché ho più iscritti, solamente è un dato di fatto. Avendo più iscritti, e magari se sponsorizzo qualcuno, ho qualche possibilità che quel qualcuno cresca in maniera più veloce. Sempre se appunto è un canale che secondo me merita. Ma detto questo, mi sono già dilungato abbastanza, sono più di 2 minuti che parlo. Direi di cominciare effettivamente con le clip dei tedeschi e le mie giocate vere e proprie. Eccolo. Colpo. Madonna. Che bello fare col colpo agli Stuart con 75mm del Panzer 4. Ai ai ai. Dai, almeno contro il Puma ti prego una kill, per forza. Ok, infatti, se facevo colpo pure al Puma di lato c'erano dei problemi. Ragazzi, non so se lo vedete, ma c'è un Panzer 4 che mi sta targettando, mi sta sparando da mezz'ora, ma non riesce a colpire, non riesce ad ammazzarmi perché ha un'angolazione veramente di merda su di me. Quindi potrei provare a fare una cosa, ma non so se effettivamente riuscirò a farla. Aspettiamo che si rigenera l'equipaggio. Perfetto, vai a casa, va. Beh, prova ad ammazzare qualcun altro, perché a me oggi non mi si ammazza. Non sembra esserci nessuno. No, aspetta, in realtà non sembra esserci nessuno in parte palle. Ecco, infatti, Gute Morgen T-34. Capito, Gute Morgen, perché sono tedesco, quindi vabbè. Pensiamo più che altro a, senza fare i coglioni, a uccidere questo tizio. Però c'è un problema. Io sono uno Stug, non ho una torretta, quindi non potrei nemmeno sporgermi. Però aspetta, forse. Ok, tu te ne vai a fare in culo. Il T-34 è un problema adesso. Allora, se è stupido, mi pusha. Se sparo, tipo. Però non mi pusha, non è così stupido come penso. Vabbè, finché mi fai prendere l'obiettivo, guarda, finché te ne stai fuori, l'obiettivo lo fai prendere a noi, a me fai solamente un favore. Guarda, sparami, spara il cannone. Bravo, bravo coglione. Vieni qua. Perfetto. Però lui ancora può spararmi. Può spararmi e non vorrei rischiarla. Vabbè, dai. Si pusha. No. Che fortuna. Colpo. Ok, vabbè, culatta non può sparare. Perfetto, abbiamo vinto. E questa ce la portiamo a casa. Aspettiamo quei secondi. Boom. Ai ai. Ah, ma c'è un altro qua. No.
Aiuto! Ti prego, non farmi del male, non farmi del male, non farmi del male. Dai, carica! Carica! No, non gli sparo perché rischierei troppo. Mamma mia, aspetta, aspetta. No, col poetico pilota! No! No, il T-50! No, ma perché sei venuto? Ma chi ti ha chiamato? Ma porca di quella puttana. Sono leggerissimamente nella cacca, per non dire altro. Colpo. Sia mai che faccio un critico, no, ma quando mai? Ma che fa, scherziamo? Mamma mia. Allora. Ah, tecnicamente dovrei essere... Ok, dovrei essere abbastanza corazzato da resistere. Colpo? Colpo? Gaijin, mirino verde, colpo? Che cosa... What the fuck? Che? Ah, ok, pensavo mi avessero colpito da dietro, niente. Proviamo a fare quello che voglio fare. Colpo critico. Tanto vale che mi devi la kill, ma perché mi fa fare metà equipaggio? Anzi, tre quarti d'equipaggio non mi dà la kill. Come fai a sopravvivere senza tre quarti dell'equipaggio? Dovresti morire. Oh, grandissimo. Ora via, che già ho assorbito anche troppi colpi e la fortuna non mi assisterà ancora per molto probabilmente. Uno Stewart! Colpo critico, mannaggia! L'avessi ammazzato, ma quando mai? Ogni volta sempre la stessa storia. Ho un 105, non ammazzo gli Stewart. Dai. Colpo. Madonna. Ragazzi, non so più che fare, veramente. Sono esaurito. Questo lo dovrei uccidere. Dai, carica. Però gli Stug li one shot. Com'è questo fatto? Se non lo distruggo, bestemmio. Ah, Dio po'. No, no, c'è un T-34. No, no, C-34 no, però. Il T-34 è l'incubo dei Panzer 4. No, no, ti prego, non mi fare niente. È l'artigliere. No, 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 no. Io ti puscio dietro. Così non puoi prendermi. Perché non sei abbastanza veloce. Vai. Dai. Colpo critico. Ok, non potrei... No, ok, non può sparare. Oddio, ce l'ho fatta. Non ci credo. Mamma mia, sto gioco ti fa venire un'ansia. Sì, però lo vorrei anche uccidere. Ragazzi, io non so se voi state vedendo... No, vabbè. No, a me viene da ridere. Cioè, ci sarebbe da piangere, ma io rido. Ma di lato non posso non ammazzarlo. Nel collo della torretta. Ma va a cagare, assist. Vabbè, ragazzi, quello che ho visto io... Meno male che sto clippando, perché così vedete anche voi. Ma tipo, ma se facessi... Oddio! Che fortuna! Ma sto clippando, sì, sto registrando. Madonna, meno male. Ragazzi, questo si mette, mi sa, nelle clip dell'episodio di War Thunder. Ma per forza di cose, proprio. No. No. Sì, in parte. A sto giro manco l'ho preso. Bersaglio integro. Vabbè, ragazzi, niente. Oh, madonna. Ok, colpo critico, io ho fatto tutto. Tu a sto giro muori. Ok. Questo Panzer 3 a quanto pare non ha voglia di morire e io sinceramente non ti obbligo. Anzi, me ne vado prima che ci crepo io. Ehi, ciao Locust. Che si dice? Ti ho visto, ti sto vedendo, guardo. Guardalo, guardalo. Col cavolo che esco io. Aspetta, ma forse non sta mirando a me. Perfetto, non potrebbe andare meglio. Eccolo, eccolo, eccolo. Buongiorno. Perfetto, grandissimo. Fortunatamente l'ho one shottato, perché altrimenti potevano essere veramente cavoli amari. Vediamo se riusciamo a farci qualcun altro. Tipo questo Panzer 38T. Culatta, potremmo fare di meglio. Colpo critico, potremmo fare ancora di meglio. Obiettivo distrutto, abbiamo fatto di meglio. Eccolo. Ok, critico, motore. Colpo, di fianco al Panzer 2 colpo, però va bene. Un altro colpo. Vabbè dai, colpo critico in realtà mi ha dato. Colpo.
Ragazzi, io me l'aspettavo più forte, sinceramente, sto Panzer 4. Oh, nell'EVT. No, me l'hanno fregato. Oh, comunque il Panzer 2 è ancora vivo. Assist. Che bello. Oh, la BT5. No, BT7 volevo dire. Eri il bersaglio integro. Oh, mamma mia, un parto per ammazzare un carro. Ragazzi, sto Panzer 4... Cioè, non so se è una mia sfortuna, ma me l'aspettavo più forte, sinceramente. Sei mio, tu sei mio, non puoi scappare. No, mi stanno sparando da dietro. No. Ma non, io spero nella sua mira di merda, veramente. Spero che mi manchi di continuo. Ok, primo battuto. Vediamo se riusciamo a farci anche quello di dietro, allora. Lui intanto continua a mancarmi perché è cieco. Ok, l'ho agganciato, l'ho marcato. Dovrei avere io una maggior virata. Perfetto. È nostro ragazzi, è nostro. Mamma mia ragazzi, gli aerei della Regia Aeronautica. Mamma mia. Attenzione. Madre santa. Lo so, B1 bis, la vita è difficile, però non bisogna piangersi addosso. E mi spiace, ma la tua partita finisce qua. Boom! Ah, che soddisfazione. Quel B1 bis, voi non lo sapete perché non l'avevo registrato, ma ci stava rompendo le palle da tutta la partita e finalmente, grazie allo studio, sono riuscito a farlo. Ok, finalmente ho comprato il Panzer 4 col cannone lungo a 75 e lo vorrei testare un attimo. Occhio. Ok, direi che funziona anche alla grande, fortunatamente, perché altrimenti ero morto. Dove volevi andare, BT7? Ma dove volevi andare? Adesso a questo qui sopra, adesso gli facciamo vedere un attimo, gli facciamo una bella sorpresa, un bel regalo di Natale anticipato. Toc toc, chi è? Uno Stug. No, non l'ho fatto, vabbè. Volevo distruggerlo al primo colpo, ma ahimè. Vabbè, ti distruggerò col secondo. Dai, carica. Non mi sparare. Ok. Ma tu hai saltato in mille pezzi. Bellissimo. Eh no, raga, se mi pushano sono morto. Sono più che morto. Aspetta, ma io ne ho una a destra. No. Oddio, mi è mancato. Ma quanto puoi essere incoglionito? No, cavolo. Peccato, peccato veramente. Ti prego, non mi fare del male. Aspetta che anzi te ne faccio adesso io un po' di male. Perfetto. Fatemi riparare in santa pace. Per vincipacco. Cioè, voglio dire. Vi piace il mio cavallino nello Stug. Guarda che bel cavallino. Ah, ma lì c'è uno. Dietro di me c'è uno. Vabbè, ora aspettiamo che mi riparo. E andiamo. E che purtroppo tra tutte le cose che mi hanno fatto, mi hanno fatto giusto giusto la trasmissione. E senza di quella il carro non si può muovere. Ok. Vediamo di prenderci questa kill, dai. Che è una kill abbastanza semplice, abbastanza easy. Perfetto. Facile, facile, come bere un bicchiere d'acqua. Sì, però ne ho anche uno dietro. No. Ok. Oh, non dico che ho rischiato, però se mi avesse visto... Sì, a quel punto avrei leggermente rischiato. Io la provo, ma non penso nemmeno di farlo. No, invece no, l'ho fatto. L'ho preso... Ma che culo, l'ho preso tra la torretta e lo scafo. Wow. Potrei provare da qua a fare un paio di bastardate sfruttando le arcade. Infatti, come sospettavo. Belle le arcade, non lo vedevo, ma grazie al mirino riesco ad ammazzarlo. Chiamatemi pure cancro, ma effettivamente è quello che sono in questo momento. Guarda, un'altra preda. Perfetto. Vabbè, che c'entra anche che lo Stug ha un cannone. Sì che è un cannone da 75, però veramente è ottimo contro qualsiasi carro. Però mi hanno fatto l'artigliere. Scappa, fuggi. Apri la bocca, tesoro, che arriva l'aeroplano. In questo caso c'è veramente da dirlo. Vediamo se riusciamo a farci questa doppia, dai. Niente. Ok, kill. Mi sta bene. Tripla? Ho fatto una tripla, va? Bellissimo. Mamma mia, il Flying Fortress, attenzione. E tra l'altro non l'ho ancora portato il Flying Fortress sul canale, magari qualche volta ci farò un video. Però ragazzi, tripla, mi sta più che bene.
You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too packed, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. I'm about to go off, speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And now I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than want some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting there. E quindi detto questo, penso che il video si possa concludere qua. Io spero veramente vi sia piaciuto, spero che tutte queste clip giocate con i tedeschi, un po' con un veicolo, un po' con un altro, vi siano piaciute. Io ovviamente in questi giorni che verranno, cercherò di giocare un pochettino sia con i giapponesi e sia con i tedeschi, e con entrambe le nazioni sono già a buon punto. Con i giapponesi, per farvi un po' intendere, sono arrivato quasi già in era 3. Anzi, sono già in era 3, ma ancora devo sbloccare i primi carri di quest'era. Invece con i tedeschi già ho sbloccato il Tiger e il Panzer 4. Non mi ricordo come si chiama, però comunque il primo Panzer 4 dell'era 3. Chi gioca con i tedeschi, comunque chi gioca War Thunder, lo avrà capito sicuramente. Ma comunque, detto questo, il video finisce qua, quindi spero che vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, commentate, iscrivetevi, condividete. Fatemi sapere cosa ne pensate delle varie clip. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! We'll be right back.